tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Escalation di furti a Fano, questa volta sono stati presi di mira un supermercato e l'area di accoglienza della Protezione Civile. La zona dell'aeroporto diventa comunale dopo anni di attesa, finalmente lo storico passaggio di proprietà dal demanio al comune di Fano. Diramato dalla Protezione Civile l'allerta meteo per l'arrivo di forti temporali che colpiranno nella giornata di sabato anche le Marche e che potranno causare nubifragi, smottamenti ed esondazioni localizzate. Tre strade e tutte e tre con divieto, così per gli automobilisti diventa praticamente impossibile proseguire se non facendo retromarcia e trovare una via di fuga. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovate dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dunque, il telegiornale questa sera si apre di nuovo con l'elenco dei furti, furti messi a segno nella nostra città, nella città di Fano, dai ladri, ladri che non si fermano mai. Questa volta hanno colpito un supermercato e un'area di accoglienza della Protezione Civile. Vediamo. Furto lampo la notte scorsa al supermercato Coop in via Torquato Tasso a Fano. I ladri si sono introdotti intorno all'1:15 sfondando con una mazza il vetro di una delle porte antipanico situata nella parte anteriore della struttura. Una volta dentro il locale, i malviventi hanno rubato un armadietto blindato con 25 cassette che contenevano negli scomparti circa 2.500 euro complessivi. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della vigilanza privata e del commissariato di Fano, che sotto la guida del dirigente Stefano Seretti dovranno visionare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Le cassette rubate dai ladri, secondo un testimone, sarebbero state ritrovate in una zona adiacente all'area di accoglienza data in gestione all'associazione di volontariato CB Club Mattei di Fano in via Madonna Ponte, ma nel mirino dei ladri è finita anche la stessa Protezione Civile. Qui, per poter entrare, è stato spaccato il lucchetto posto sul cancello d'ingresso. Hanno sfondato i finestrotti di uno dei tre moduli abitativi, strutture che contengono 8 posti letto e che vengono utilizzati nei casi di emergenze, ma forse, vista l'assenza di oggetti utili o preziosi da portar via, hanno deciso di non entrare. La porta di questo modulo invece è stata soltanto forzata. Come potete vedere, a terra ne è rimasto un pezzo. I danni provocati però non sono finiti qui. Anche questa l'hanno forzata? Sì, questi sono. Vedi, il lucchetto l'hanno tagliato e poi lo hanno aperto. Qui all'interno quello che manca sono due cose. Uno è uno soffione per le foglie, che era, diciamo, nuovo perché l'abbiamo preso 5-6 mesi fa, e poi mancano le tronchesi, quelle grosse, che serve perché loro ce l'avevano sicuramente uno, perché sennò non sarebbero potuti entrare, e l'hanno portato via. Sennò il resto hanno buttato in terra un po' di roba, però non manca niente. Hanno fatto la scorta? Sì, sì. A pochi metri di distanza, invece, i malintenzionati hanno creato spazio nel deposito utilizzato dai volontari dell'associazione, togliendo tutto ciò che era contenuto qua dentro. Secondo voi quanti potevano essere? Più di uno sicuramente, perché per spostare un tavolo del genere con una piana di marmo che noi in tre a stenti riusciamo a spostarlo... Sono riusciti a spostarli tutti e due così, abbastanza messi bene, quindi non è una cosa tirata e strisciata da per terra, ma proprio sollevata e tirata fuori. Hanno accatastato tutte le cose là e hanno liberato questo posto. Non so a cosa gli doveva servire, per quale motivo l'hanno fatto. Ecco, qui che cosa c'era in effetti? Non c'è niente, c'è solamente come deposito. Noi tante volte, cioè adesso è sporco, perché si faceva un po' di cucina, quelle quando ti capita qua giù di fare una festicciola, qualcosa, però se no non c'è niente. Adesso era solo da pulire, da sbrogliare, da mettere, da portare via. Comunque il materiale che c'era è stato portato, sì, tutto fuori? Non è che è stato portato via, anche quelle cose lì sono tutte rimaste qui, però l'hanno spostate. Il motivo
Non si sa. Questo potrebbe essere il luogo scelto dai ladri per concludere l'operazione eseguita poco prima al supermercato e quindi, indisturbati, avrebbero sistemato il bottino contenuto nell'armadietto blindato. Poi sono scappati a bordo del mezzo utilizzato, un Fiat Doblò di colore bianco, rubato a Cesena, ma a quel punto, intercettati dai carabinieri di Fanno all'altezza dell'aeroporto, si sono fermati e si sono dati alla fuga a piedi, dileguandosi nei campi. Erano in cinque. Perquisita l'auto, i militari hanno ritrovato nel veicolo la refurtiva sottratta poco prima nell'area della protezione civile. Ricordiamo a chi di dovere che le forze dell'ordine ormai da tanto tempo chiedono l'installazione di telecamere nei punti d'accesso della città. Quando si decideranno a installarle forse sarà troppo tardi. Allora, andiamo adesso avanti con il telegiornale perché c'è un accordo importante, quello firmato oggi con il Demanio, che prevede appunto il passaggio dell'area dell'aeroporto, dal Demanio appunto, al Comune di Fano. I 30 ettari di terreno della zona dell'ex aeroporto diventano di proprietà comunale. È stata firmata oggi nella sala della Concordia del municipio la convenzione per il passaggio gratuito dell'area trasferita dal Demanio dello Stato al Comune di Fano. Un obiettivo raggiunto che si conclude dopo anni di lavoro e trattative. Questo bene è abbandonato, ha detto la responsabile della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, mentre ora passa ad una città che saprà dargli la giusta destinazione. Verrà infatti riqualificato e utilizzato da tutta la cittadinanza. Il lavoro è stato tanto, l'istanza è stata presentata dal Comune secondo norma nel 2013, ma questo è un bene che ha un valore importante, quindi supera il milione di euro. È iscritto ai registri inventariali dello Stato addirittura con un valore di 14 milioni e 400 mila euro, quindi ha subito un iter di controllo e per l'emissione del parere favorevole particolare. Abbiamo fatto in maniera che avvenisse nel più breve tempo possibile. Ora la realizzazione del parco dell'aeroporto è più vicina, ha detto invece il sindaco Serri, alla presenza di assessori, consiglieri comunali e rappresentanti del comitato per il parco. La sala, infatti, ha fatto fatica a contenere le tante persone che hanno voluto prendere parte a questo momento. Tra i presenti anche l'onorevole Lara Ricciatti. Questo passaggio ufficiale sta a significare anche che il Comune ha assunto la competenza sul caso Grizzly, al centro di polemiche e rimproveri politici da oltre un anno. Nelle prossime settimane dunque si potrà capire quali provvedimenti verranno adottati dagli amministratori. Soddisfatto per il risultato raggiunto, intanto il primo cittadino, emozionato, felice e orgoglioso, ha ammesso di aver potuto firmare lui questi atti, tanto attesi dalla città di Fano. Ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, c'è stata una bella collaborazione con l'agenzia del Demanio e vorrei fare anche una dedica, se mi è consentito. Un ricordo a Lucio Polverari, che in qualche modo ci guarda da lassù, ma è uno che ha veramente, Lucio ha fatto tante battaglie a favore del parco, per amore della città. Quindi ecco, questo risultato lo dedichiamo anche lui, ma soprattutto è un grande risultato per la città. È un altro tassello che si aggiunge ai tanti risultati che stiamo conseguendo in questo periodo. Il sindaco poi ha voluto rendere merito a tutte le associazioni che negli anni hanno creduto in questo obiettivo, tra loro il Comitato Bartolagi, presieduto da Anna Tonelli, che ha continuato con determinazione la battaglia iniziata dal marito Lucio Polverari. Una grande giornata oggi, veramente, tante battaglie, tanti anni e oggi è un risultato che veramente ci riempie di gioia perché lo stiamo proprio inseguendo da 20 anni e quindi insomma ce lo meritiamo. Ora che cosa vi augurate? Adesso ci auguriamo che il tavolo tecnico continui nei suoi lavori, che non trovi degli inciampi e che insomma in questi anni, 3 anni abbiamo di tempo come ha detto la dottoressa, che in questo tempo insomma vengano avviate le operazioni di progettazione
So che il tavolo tecnico già ha cominciato a lavorare e ha prodotto anche dei risultati. Chiaramente le cose non sono facili, il parco verrà sicuramente realizzato per stralci, però l'importante è che si cominci a vedere finalmente uno sbocco a questa situazione. Penso che questo è il momento buono. E parlando con la responsabile della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, la dottoressa Raffaella Nanni, ci ha confermato che gli uffici stanno lavorando anche sulla questione della caserma Paolini, sempre di proprietà appunto dello Stato, del Demanio. Entro l'anno potrebbero arrivare anche qui, in questo caso, delle risposte concrete. Trovarsi di fronte tre divieti d'accesso e non saper dove andare. È la situazione bizzarra che si trovano ad affrontare ormai da diverso tempo gli automobilisti che da Viale 12 Settembre svoltano per Via Nolfi. Come si deve comportare il conducente di un veicolo quando ad un certo punto si trova davanti solo segnali di divieto d'accesso? Può sembrare assurdo, ma nel centro storico di Fano è una realtà. Questo è quello che si trovano davanti gli automobilisti che da Viale 12 Settembre svoltano per imboccare Via Nolfi verso Via Mura San Gallo, una situazione di ambiguità e soprattutto di pericolo che esiste da tempo e che ci è stata segnalata con questa immagine da un nostro telespettatore. Ecco, guardate, qua c'è il primo divieto. Via Nolfi, un altro divieto. Mentre da questa parte via Mura San Gallo è una zona a traffico limitato. Questa mattina abbiamo deciso di sostare nell'area per circa mezz'ora e abbiamo notato che molti conducenti decidono di procedere comunque per via Mura San Gallo anche senza permesso ZTL. Altri invece frenano bruscamente compiendo manovre azzardate e pericolose per tornare indietro. Ora dove si sposterà? No, io faccio manovra e torno indietro. Ho consegnato qui alla Caritas. Quindi per consegnare devo per forza posteggiarmi in un posto. È costretto a ritornare da dove è venuto. Esatto, sì. Ecco, guardate, il signore sta facendo marcia indietro, ma è una manovra anche pericolosa, perché poi passano altre macchine e si rischiano incidenti. Come ci ha raccontato il titolare di un negozio situato a pochi metri di distanza, sono tante anche le lamentele da parte dei clienti, ma come assicura l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani, gli uffici stanno lavorando per risolvere il problema. Sì, entro la prossima settimana sarà disciplinata meglio quell'immissione per il centro storico, per non dare ambiguità a chi entra non comprendendo bene la segnaletica su ZTL, quindi ho parlato con l'ufficio, la cosa era già stata pensata da tempo nella programmazione del lavoro, entro la prossima settimana sarà fatto. E sempre l'assessore Marchegiani ha ricordato che martedì prossimo, il 13 di ottobre, alle ore 18, alle 6 del pomeriggio, si svolgerà un incontro nella sala della Concordia del Comune di Fano con i residenti del quartiere Poderino. L'obiettivo sarà quello di discutere e confrontarsi con i residenti della zona sul rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. Ancora spazio alle vostre segnalazioni, un nostro telespettatore ci ha inviato queste fotografie scattate lungo la statale 16 Adriatica all'altezza di Gimarra di Fano. In una fermata dell'autobus ci ha scritto: questa mattina abbiamo trovato ospiti, qualcuno infatti la notte scorsa ha deciso di bevaccare su questa panchina con oggetti sistemati e lasciati lì per poter essere riutilizzati nei giorni successivi. Il nostro telespettatore chiede maggiori controlli anche da parte delle forze dell'ordine. Fra domani e domenica nella regione Marche sono previsti rovesci e temporali con venti forti da nord-est e mare agitato. Un avviso della Protezione Civile regionale indica il rischio di smottamenti, dissesti e fiumi in piena con possibili esondazioni localizzate, in particolare lungo la fascia costiera. Il livello di criticità idrogeologica e idraulico è moderato. E allora, come già annunciato ieri, anche questa sera nel telegiornale cerchiamo di fare un aggiornamento sulla situazione del tempo. Lo facciamo con Francesco Cangiotti, responsabile del sito geometeo.it. Buonasera Cangiotti. Buonasera direttore. Allora. Ecco, okay, questo sistema frontale che attualmente
con il suo minimo è collocato sulle regioni meridionali, nel corso della nottata tenderà via via a risalire verso nord-est e quindi con sé porterà anche il suo carico di pioggia e di tempo perturbato. Quindi, come è stato annunciato, per la giornata di domani su gran parte della nostra regione avremo delle piogge tra il moderato, localmente anche forti, che potranno determinare accumuli anche a tratti superiori ai 50-60 mm, in particolare sul settore collinare e appenninico, specie delle Marche centro-meridionali. Anche la provincia di Pesaro-Urbino vedrà dei fenomeni diffusi, in particolare nelle ore pomeridiane durante la sera, e il tutto sarà accompagnato appunto da questi venti di bora a tratti anche forti che determineranno un moto ondoso del mare tra il molto mosso e l'agitato, e che proprio queste mareggiate tenderanno in parte ad ostacolare il deflusso delle acque fluviali verso il mare aperto, appunto determinando localmente qualche criticità idrogeologica. Poi nella giornata di domenica via via il minimo si sposterà verso est, quindi avremo un graduale miglioramento, specie dal pomeriggio, quando si potranno far strada anche parziali schiarite. Bene, grazie a Francesco Cangiotti di geometeo.it. Naturalmente, come accade sempre in queste situazioni, la nostra redazione è sempre in allerta, sempre in azione, quindi siamo tutti collegati e pronti per darvi gli aggiornamenti in tempo reale, sia attraverso la televisione sia attraverso il nostro sito internet occhiolanotizia.it. E giusto in tempo, prima delle forti piogge di domani, la provincia di Pesaro-Urbino è intervenuta sul fiume Metauro a Sant'Angelo in Vado per lo sfalcio della vegetazione e la rimozione del materiale lungo il fiume. Tronchi, rami e sedimenti sono stati rimossi dall'alveo del fiume Metauro nel centro abitato di Sant'Angelo in Vado. Ad eseguire i lavori nella giornata di oggi la provincia di Pesaro-Urbino, intervenuta anche per lo sfalcio della vegetazione sulle sponde e sulle banchine artificiali. Sono stati tolti dunque tutti quei materiali che potevano ostacolare il normale deflusso delle acque e creare problemi alle strutture, come a due ponti e muraglioni. Sul posto hanno lavorato i tecnici dell'ente, la polizia provinciale e il corpo forestale dello Stato. Soddisfatto anche il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi, per l'immediatezza e l'attenzione dimostrata per la città. La nostra provincia, nella persona del presidente Tagliolini, ma anche dei funzionari suoi, ha dimostrato una grande sensibilità politica, ma anche una grande celerità di intervento. La loro sensibilità nell'intervenire in modo professionale, naturalmente, ci permette da domani di dimostrare che quando il politico vuole, decide e incide. L'ambiente si mantiene custodendolo, ha detto il sindaco. La manutenzione, se fatta in modo costante, scongiura problemi più gravi. Se noi vogliamo veramente difendere l'ambiente, dobbiamo custodirlo. È finita l'era di chi pensava che l'ambiente si custodisce lasciandolo fermo, intoccabile. Io dico invece il contrario. Se noi l'ambiente non lo tocchiamo, lo roviniamo. E nel caso proprio dell'alveo fluviale, io mi sono detto questa mattina grazie per questo intervento, ma occorre una sensibilità strutturale nella gestione degli alvei fluviali, in modo che il fiume torni ad essere l'alveo per far scorrere l'acqua e non una mezza boscaglia dove né pesci e né pescatori possono condividere e vivere, né turisti possono ammirare la bellezza anche del nostro fiume Metauro. Torniamo a parlare invece adesso della fusione dei comuni di Pesaro e Monbaroccio, perché oggi pomeriggio nella piazza di Monbaroccio si è svolto un comizio organizzato dalla Lega Nord. Lo scopo, racconta il segretario regionale del partito Luca Rodolfo Paolini, è stato quello di dar voce ai cittadini sull'ennesimo strappo alle regole della democrazia, per cui un consiglio comunale decide senza dare la possibilità alla popolazione di esprimersi. La funzione che deve fare, cioè far arrivare Pesaro oltre 100.000 abitanti. Ci sarà Monbaroccio, poi ci sarà anche qualcun altro. Torna anche quest'anno il progetto Pizza Terre di Rossini e Raffaello. La sesta edizione prevede degustazioni guidate nelle pizzerie e nei ristoranti della provincia di Pesaro-Urbino. Bastano i nomi di Rossini e Raffaello per declinare in arte la provincia di Pesaro e Urbino, e la cucina, la pizza in questo caso, è una forma di creatività e perché no di estro artistico e di eccellenze territoriali, come quelle che a livello enogastronomico questa provincia può esprimere. E del resto si sa, il maestro Rossini era un affermato gourmet dell'epoca.
Dal 23 ottobre fino all'11 dicembre torna l'iniziativa Le pizze terre di Rossini e Raffaello. 13 degustazioni guidate nelle pizzerie e nei ristoranti aderenti all'iniziativa, al costo di 16 euro a persona. Noi abbiamo messo in campo tantissime iniziative, questa è una delle tante. È una delle tante che vede già 13 pizzerie che lavorano su questo prodotto. È un modo, come dire, per affrontare anche quelle che sono le nuove esigenze della gente, perché sono dei gusti nuovi, sono dei preparati tutti particolari che contengono soprattutto, e questa è la cosa più bella, contengono soprattutto i prodotti del nostro territorio. Le nove pizze appositamente coniate per il progetto sono farcite con i prodotti nostrani e le DOP locali. Una delle nove, le DOP in pizza, contiene casciotta d'Urbino, olio cartoceto e prosciutto di Carpegna DOP. Inoltre le pizze vengono accompagnate dai vini DOC della provincia, Bianchello, Colli Pesaresi e Pergola. Credo che sia veramente un progetto intelligente, perché con tutti i nostri prodotti del territorio, invece di costruire normalmente una cena alla quale possono partecipare magari pochi, soprattutto per il prezzo, l'idea è stata proprio di mettere questi nostri prodotti sulle pizze. Un'iniziativa, quella delle pizze di Rossini e Raffaello, che è giunta alla sua sesta edizione, con un incremento degli aderenti, due in più rispetto agli anni passati, e finalmente, dopo averla sempre snobbata, anche un ristoratore della costa, a testimonianza dell'interesse crescente per questa iniziativa che ha portato sensibili aumenti di fatturato a chi vi ha aderito. Noi abbiamo iniziato 6 anni fa, cioè abbiamo cercato di far sì che i nostri prodotti non solo nella degustazione semplice venissero in qualche modo valorizzati, ma anche cercando un connubio con la ristorazione, in questo caso con le pizzerie. Questo è sicuramente un modo per cercare, vista anche quella che è la professionalità delle nostre pizzerie, quelle che aderiscono, che hanno aderito a questo progetto, sicuramente di valorizzare ulteriormente i nostri prodotti. In occasione della festa del Crocifisso, in preparazione al sinodo sulla famiglia e al Giubileo della Misericordia, sabato 11 ottobre nella chiesa di Cucurano a Fano verrà inaugurata alle ore 19 la Sala della Fraternità, alla presenza del Vescovo Armando Trasarti e del Sindaco Massimo Seri. Nella giornata di domenica invece il Vescovo celebrerà una Santa Messa alle ore 16. Molto suggestiva sarà anche la processione solenne prevista per le 17:15 con il Crocifisso del Settecento, che ancora oggi per devozione è portato a spalla lungo le vie del paese di Cucurano. Ricca anche la pesca di beneficenza. E con questo appuntamento chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.